Eccoci qui, buongiorno, bentrovati a Mattia 9. Oggi la primissima puntata di 9 in condotta torna, questo format dedicato totalmente alla cultura, dedicato ai giovani ragazzi. La televisione, appunto, fatta dagli studenti, una iniziativa realizzata da Mattia 9 ed in collaborazione con la Fondazione Cultura ed Innovazione. Tantissimi ragazzi sono già presenti qui nello studio e scalpitano perché hanno voglia di cominciare a portare dei temi a loro molto stretti, da loro molto sentiti. Il tema di quest'oggi è un tema molto particolare. Parleremo oggi infatti di educazione sentimentale nelle nostre scuole. È importante dire che i temi sono di volta in volta trattati dagli stessi ragazzi con una querela, un dibattito che sarà animato appunto all'interno del nostro studio con una persona di eccezione, perché 9 in condotta insomma è un momento non solo di trasmissione televisiva ma un vero e proprio compito di prestazione soprattutto dai nostri giovani ragazzi. Diamo il buongiorno al nostro ospite, lei è Dario Aquilina, buongiorno, ciao. Bentrovato, psicologo e psicoterapeuta dell'ASL Napoli 1. Allora, oggi dottore parleremo di educazione sentimentale, un tema che hanno scelto i nostri ragazzi, i ragazzi che sono in studio e che scappiano perché hanno già voglia di dare via a questo momento di didattica all'avanguardia, sono i ragazzi dell'Istituto Tecnico Caruso di Napoli e quindi diamo il buongiorno ad Antonio Perfetto, buongiorno, bentrovato, e poi ancora Fabiana Vollono, buongiorno, buongiorno. Lucia De Simone, buongiorno, e ancora Salvatore Marcello, buongiorno, Roberta D'Ambrosio, buongiorno, e Dulcis in fondo, Arianna Esposito. Buongiorno. Allora, direi tanto di cominciare, prima di cominciare, sì, io lancerei un filmato interessante nel quale i ragazzi raccontano la propria scuola, le proprie attività. È importante partire da qui e poi andremo un po' ad indagare rispetto a questo tema. Vediamo. Salve a tutti, sono Salvatore Marcello dell'IT e Caruso di Napoli. Sono qui per presentarvi la mia scuola insieme ad un gruppo di amici. Venite, seguitemi. L'edificio è situato in un'isola scolastica poco distante dal Corso Marta, dalla tangenziale della stazione centrale. Prima questo edificio era una fabbrica di latte, adesso assume le sembianze di una scuola grazie ai nostri bond e alle gentili concessioni del nostro preside, il professore Vittorio Delle Donne, come si può dimostrare in questo bellissimo murales. Lo staff dei docenti è molto affiatato, la nostra è stata considerata dal nucleo esterno di valutazione una scuola inclusiva e dell'integrazione per la grande importanza attribuita alla crescita e al sostegno di tutti noi alunni, sia formale che morale. Non è nato quello per la simulazione di impresa, ma ci sono anche altri laboratori linguistici come il Dumà e altri laboratori ancora per i sistemi informativi aziendali come Settembrini e lo Sraffa. La scuola è molto grande, ma il nostro fiore all'occhiello sono i laboratori, ne abbiamo ben 11. La nostra scuola è un tecnico economico con due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e turistico. L'amministrazione, finanza e marketing si divide in sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing. Gli studenti che scelgono amministrazione, finanza e marketing acquisiscono delle competenze nel campo dei macrofenomeni economici, nazionali e internazionali, della normativa civile e fiscale, dei sistemi e processi aziendali. Diritto, economia, relazioni internazionali, lingue, informatica sono le materie di indirizzo. Le imprese del settore turistico e competenze generali nell'ambito dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali. Tre lingue, diritto, economia e geografia sono le materie di indirizzo. Numerosissime sono le attività curriculari ed extracurriculari, fra potenziamento per competenze di base, percorsi a favore della legalità e la prevenzione ai rischi. In più ci sono dei progetti di alternanza, certificazioni linguistiche. Il tutto va anche una particolare attenzione allo sport e alle attività creative come la scrittura, il cineforum, l'eco-orienteering e la street art. Ma che bravi questi ragazzi, dottore, insomma, impegnati non soltanto dal punto di vista della cultura ma anche nel sociale. Io però le chiederei, così per iniziare, Mario, se sei d'accordo, a spiegare un po' di cosa si tratta. Il tema di oggi, molto forte, è l'educazione sentimentale. Che cos'è, soprattutto, visto dagli occhi dei giovani? Allora, diciamo che l'educazione sentimentale è stata una conquista. È stata una conquista perché all'inizio si parlava di educazione sessuale,
Educazione sessuale voleva dire malattie venere, tecniche anticoncezionali, va bene, troppo poco, perché in realtà il problema più grosso è il problema di incontrarsi ragazzo e ragazza, che, e quindi come si sta insieme, che cosa succede, quali sono le emozioni, che cosa succede quando lei mi lascia, quando lui mi lascia, quando io mi innamoro, quando lei si innamora, come va avanti una storia sentimentale, quali sono le sensazioni che mi porta di notte l'amore, il rapporto fra l'amico migliore e la mia ragazza, fra l'amico migliore e il mio ragazzo. Cioè è tutta una storia ricca di implicazioni che va molto oltre una sessualità che deve essere sempre più legata ai propri sentimenti. Io penso che è importantissimo collegarla. Far bene l'amore vuol dire riuscire ad amare, e questo fa stare bene. Fa stare bene, questa è la loro in età molto critica, dottore, perché naturalmente molte volte si confondono i sentimenti, quelli dell'amicizia, quelli dell'amore, ed è giusto naturalmente conoscerli oppure no. Noi qui attraverso i nostri ragazzi abbiamo la possibilità di conoscere le loro opinioni, perché alcuni si sono schierati a favore dell'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole, altri invece contro la stessa, e quindi vorrei proprio interrogare loro perché lo sono a favore, invece perché sono contro, e vorrei chiedere appunto ad Antonio, tu sei contro l'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole, ti chiedo perché. Non è bello magari conoscere i sentimenti, ecco, e non essere alle volte, restare così in maniera disattesa e non conoscere le sensazioni e quindi provare attimi di smarrimento? Sì, però io rimango sempre dal punto di vista che sarebbe meglio parlarne con i propri genitori che, diciamo, confrontarsi con dei professori, perché altrimenti si andrebbe più con un rapporto molto personale. Non è familiare l'insegnante, sì. Questo intendi? Sì. Quindi è preferibile parlarne con un genitore. Tu parli con un genitore? Io ogni tanto. Ogni tanto. Beh, già è qualcosa. Esatto. Insomma, è difficile poi parlare con il proprio genitore. Di questo argomento. Soprattutto di questi argomenti. C'è però chi ha un parere opposto al tuo, e cioè Fabiana, per esempio, che buongiorno. È a favore dell'educazione sentimentale. Buongiorno a te. Perché buongiorno. Sei a favore? Allora, prima di cosa, secondo me l'educazione sentimenti significa fornire ai giovani di tutte le età gli strumenti per comprendere il sesso all'interno della società, e sono proprio perché questo significa, si potrebbero prevenire fenomeni di sexting e cyberbullismo dovuti a comportamenti sbagliati alla diffusione di immagini per lo più superficiali. E terrei a precisare che con un maggior studio si potrebbe approfondire sia l'aspetto scientifico che morale e affettivo, e soprattutto, per finire, usare immagini private potrebbe danneggiare le persone fino a spingerle al suicidio. Certo, con episodi che tra l'altro molto ampia. Con episodi che tra l'altro sono emersi, no, sulle testate giornalistiche. Intanto, ecco, dottore, appaiono due elementi molto interessanti. Da un lato sicuramente l'importanza di questa tematica e quindi una preparazione che gli stessi insegnanti devono avere sull'argomento. Dall'altro il contributo comunque di portare alla ribalta delle tematiche di grandissima attualità e fortemente sentite, come appunto diceva la studente, il cyberbullismo o anche il sexting, quindi sono due elementi che vanno fortissimi di pari passo. Sì. E se posso dire qualche cosa, diciamo che in realtà il punto di vista del rapporto con il genitore lo possiamo inquadrare in maniera molto divertente. C'è un grosso problema. La vita sessuale dei ragazzi dal 1930 a oggi si è anticipata. Ragazzi e ragazze cominciano la loro vita sessuale fra i 16 e i 17 anni e mezzo. Divertente, i ragazzi la cominciano dopo, le ragazze la cominciano prima. Per un ragazzo c'è un grosso problema, rassicurare i genitori che funziona, ecco, cioè che lui è capace di avere un rapporto sessuale con una ragazza. Molti ragazzi sono ossessionati dai genitori che dicono: ma tu stai con una ragazza, ma ti esci con una ragazza, ma ti vedi con una ragazza. Devi parlare di performance. Il genitore vuole sapere che il figlio funziona. E quindi il figlio... Cioè, questa parola fa paura, insomma. Funziona. Il problema... Parlando del figlio, però. Del figlio. Questo invece, è... nella stessa famiglia talvolta, e comunque nella famiglia della ragazza, succede esattamente il contrario. Che fai? E mo con chi esci? E chi è? Non è che tu volessi... Ma a che ora torni? Ma che cosa fai? Ma chi è? Ma mi puoi dire qualche cosa? Cioè, come se... ci fosse una cosa che ha una risonanza napoletana: vai e tocca le donne, e il messaggio che viene dato a un ragazzo è
vai e non ti fare toccare dagli uomini, e il messaggio ti viene mandato alle ragazze. Viviamo ancora in una società fortemente patriarcale, dottore. Molto, molto sessista. E quindi a un certo punto parlare con i genitori, forse per un maschio è un po' più facile, se lo rassicuriamo. Ma per le ragazze è molto più difficile. E quindi a quel punto devono rivolgersi all'amica, alla zia, all'amica più grande, alla professoressa, a qualcuno. Quindi io direi che il tema va affrontato dove si può, perché non è così facile. Talvolta il genitore ha una performance, ha una idea troppo performativa del comportamento dei propri figli. Eppure ci sono dei ragazzi, come per esempio Lucia, che è dalla parte del contro rispetto a questo tema. Lucia, ti chiederei gentilmente il perché. Perché non parlarne anche nell'ambito degli istituti scolastici e attraverso delle altre persone che sono estranee al nucleo familiare? Sono contro perché ritengo che la scuola non sia l'ambito giusto. Tra l'altro, comunque, la lezione, rivolgendosi a un'utenza di ragazzi, c'è il fondato rischio di affrontare questo argomento, di notevole importanza, in maniera troppo superficiale, sottovalutando il vero scopo di tale insegnamento. Tra l'altro, l'anno scorso ho avuto anche l'opportunità di assistere a un'ora di lezione tenuta da una ginecologa, la quale ci ha somministrato dei questionari relativi alle nostre conoscenze. Alla fine di quell'ora non ho ottenuto alcun vantaggio a causa del clima di goliardia che si è venuto a creare tra noi ragazzi. E credo quindi che sia impossibile trattare questo argomento con scientificità e serietà come andrebbe fatto in un ambito scolastico. Diventa quindi un momento di quasi di gioco, di scherzo, sì, non preso seriamente. Quindi per questo motivo sei contro l'insegnamento in ambito scolastico. Diversamente invece c'è Salvatore. Salvatore, sì, invece tu buongiorno. Sei... Buongiorno, sei a favore dell'insegnamento. Sì. Qual è l'elemento, ecco, che ti fa prendere questa scelta e ti fa maturare questa consapevolezza e decisione di avere nelle scuole l'insegnamento e l'educazione sentimentale? Io sono pro perché penso che per favorire una corretta educazione sessuale bisognerebbe conoscere la verità su questo argomento, e una volta conosciuta si possono consolidare le relazioni consensuali e il rispetto tra i partner. In quest'ottica credo che l'educazione sentimenti non voglia spronare i ragazzi e i bambini a fare sesso, ma vuole supportare il loro sviluppo sessuale. Credo che se noi giovani imparassimo a conoscere il nostro corpo, riusciremo a relazionarci in modo migliore con gli altri e far camminare di pari passo sia l'affetto che il piacere. E quindi è fondamentale imparare che non bisogna prevaricare sul nostro partner, ma bisogna rispettare le sue decisioni, certo, che siano essi un allontanamento o un rifiuto. E se la società riuscisse a capire ciò, riceverebbe tanti benefici. Direi, dottore, che sì, la società dovrebbe quasi prendere esempio da questi ragazzi, che sono veramente sorprendenti perché riescono in qualche modo ad interpretare dei temi così complessi in una maniera molto più dettagliata, forse anche rispetto a noi, perché stanno sollevando delle tematiche molto importanti, adesso al di là di quelle rappresentate dai mezzi di comunicazione di massa, dagli organi di stampa rispetto al sexting ed altro, ma proprio stanno tirando fuori qualcosa che ha a che fare non soltanto con la sessualità, ma forse con la sessualità in rapporto al sentimento. Le chiederei di commentare questo, anche perché si tratta comunque non di una materia fondamentalmente, ma di un qualcosa che è possibile decodificare attraverso un confronto di esperienze proprie. Io credo che tu abbia centrato il nostro problema. Il nostro problema, voglio dire, io e la mia equip in consultorio ci siamo posti proprio questo problema. Cioè, quell'ora che va alla ginecologa o il ginecologo e ti dice delle cose, come te lo dice? Che cosa succede? Che cosa impara? Negli anni abbiamo imparato che in prima è a perdere, in seconda anche. In quarto i ragazzi stanno incollati vicino a te, vogliono sapere tutto perché è cominciata veramente la vita sessuale. E il nostro problema è proprio la confusione. Cioè, quindi dobbiamo avere degli operatori che sono in grado di gestire questa confusione, non di fermare i ragazzi. Di percepirla anche, mi permetto, dottore, perché c'è chi è pronto, certo, prima, c'è chi è pronto dopo, anche ad ascoltare. Le ragazze, per esempio, sono pronte prima. I ragazzi di 14-15 anni sembra che non è fatto loro. Non è vero. Anche però... dopo. Però lui ha detto delle cose anche molto interessanti. E la cosa che lui ha detto è che bisogna scoprire un modo di stare insieme. E allora forse non è una materia, stare insieme è un'esperienza. Quindi noi nel corso degli anni è come se avessimo sviluppato una modalità di esperienza. Esatto. Perché se tu entri in contatto con una ragazza che pensa, ti dice i suoi sentimenti, e con un ragazzo che finalmente ci prova a uscire dalla risatina quando si parla di sesso, a poco questo lavoro ti consente di entrare, di andare incontro alla tua, al chi sei.
sentimentalmente. Anche perché la risposta non c'è, soltanto un'esortazione, esatto, al confronto. La risposta non c'è. Tu ti trovi in situazioni in cui devi dire sì, va bene, e in altre situazioni stai attento. È un momento esperienziale, ecco, che bisognerebbe forse condividere per poi avere meno paura di andare poi incontro a quelle tematiche purtroppo brutte, come capita, come quali possono essere sexing, bullismo e cyberbullismo. Sì, intanto sì, argomenti molto interessanti quest'oggi per questa primissima di Nuove in Condotta. Torniamo subito dopo la pubblicità con i nostri ospiti in studio. Restate con Mattina 9, naturalmente con Nuove in Condotta. Eccoci qui, Nuove in Condotta, la TV fatta dagli studenti attraverso una tematica scelta da loro stessi oggi, la educazione sentimentale all'interno delle scuole. Vi stiamo presentando pareri diversi, chi è a favore dell'educazione sentimentale nelle scuole e chi invece è contro. Abbiamo un po' conosciuto i pareri dei ragazzi, ce ne sono altri pareri, vorrei conoscere il tuo, Roberta, perché tu sei parte della schiera che dice no all'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole. Perché? Qual è la motivazione che hai individuato? Buongiorno a te. Io sono contro poiché ritengo che tutto ciò che attira alla sfera sentimentale riguardi la parte più intima di ogni persona e per tale motivo deve essere rispettata. Penso che fare dell'educazione sentimentale una materia scolastica significherebbe entrare con indelicatezza in un ambito che non trova tutti gli studenti e gli adolescenti maturati allo stesso modo. Un conto è parlarne con una migliore amica, con una conoscente, una familiare. Un conto è parlarne di fronte a 20 o 30 persone, per lo più semplici conoscenti o per lo più sconosciuti. Questo vale a dire anche se gli esperti in materia fossero i migliori del mondo, perché si tratta di un argomento soggettivo e non oggettivo. Bene, e Arianna invece è a favore dell'educazione sentimentale all'interno delle scuole? Allora, sono favorevole perché la linea guida dell'OMS, che sarebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non intendono promuovere comportamenti omosessuali, nel senso che istruendo i bambini alle pratiche sessuali e spiegando loro che ci si può amare anche fra persone dello stesso sesso, non li porta ad assumere dei comportamenti omosessuali. Intendo dire che quando si spiega che bambini tra i 7 e i 9 anni possono fare delle fantasie sull'amore e che tra i 12 e i 20 anni si maturino i propri orientamenti sessuali, ribadisco semplicemente che l'educazione ai sentimenti deve proseguire il rispetto per le diversità. E quindi sono convinta che se si assumesse questo pensiero si eviterebbero numerosissimi casi di omofobia. Ecco qua, altri spunti interessanti, dottore, perché c'è da un lato Roberta che giustamente possiamo anche, ecco, prendere in considerazione la sua opinione e trattare di un tema delicato con tante persone, con una trentina di persone in classe, molte delle quali magari non c'è quella confidenza, un po' diventa fastidioso ed è un momento delicato. Però dall'altro canto c'è anche la nostra Fabiana che giustamente dice forse l'insegnamento all'educazione sessuale può aiutare anche a sconfiggere tanti pregiudizi, ma soprattutto l'omofobia. E che solleva un'altra tematica importante, molto sentita dai ragazzi anche oggi. È divertentissimo, perché voi avete ragione tutti e due. Tutti e due i gruppi hanno ragione. Vi pare che si può andare a parlare in classe dicendo io vorrei fare l'amore così, mi piacerebbe stare con quello? Mi pare che è inverosimile. Ma vi pare che noi dobbiamo continuare a fare una risatina perché a un ragazzo gli piace stare con un ragazzo e a una ragazza gli piace stare con una ragazza? Anche questo mi sembra inverosimile. Quindi ogni percorso di educazione sentimentale, se si può parlare di educazione, perché forse non è neanche un'educazione, e no, forse non è sentimentale in senso più lato, cioè siamo in grado di parlare senza pigliarci a botte? Siamo in grado di prendere sul serio i tuoi sentimenti e dove sono nati e come sono nati? Questo rende difficilissimo trasformare in materia questa cosa, perché ci vuole un esperto, cioè ci vuole qualcuno che fa in modo che se qualcuno comincia a raccontare la sua storia dice basta, no, scusa, questo non è per questo gruppo, quindi non si può parlare in pubblico di questa cosa. Esatto. Anche perché forse non è quello che ci interessa che io ho diritto di volerti bene e ho diritto di voler dire che voglio bene, poi come? Appartiene alla mia intimità. Così come io sono quello che sono il mio genere. Sapete che qualcuno dice che i generi sono sei. Lui verso di lei verso di lui con lei con lui e lei con lui e lei, gli adolescenti. Cioè, ci sono, è una ricerca di qualche anno fa uscita proprio su questo tema, per dirci che guardate che la sessualità è una cosa molto complicata e noi dobbiamo stare attenti a tutte le finezze, le sfumature che sono anche, soprattutto dottore, attenzione a chi sei tu,
E non è detto che questo succeda. Lo stesso problema che abbiamo con gli omosessuali, forse lo abbiamo anche con i diversi. Dottore, lei solleva delle riflessioni molto interessanti per quanto riguarda quando ha detto noi siamo in grado, no, dalla parte dei ragazzi, siamo in grado di parlare di questi temi senza entrare naturalmente nel merito di ognuno di loro e quindi rispettando la storia di ognuno. Io a questo punto declinerei la domanda proprio a uno dei ragazzi, al pubblico, intanto per farli intervenire, perché naturalmente l'abbiamo detto, questa è la televisione che è fatta da loro e quindi a loro è riferita. Pertanto se c'è qualcuno che vuole intervenire, che vuole dire la propria, questo è il momento, perché è importante anche avere una relazione. O percorsi sull'educazione ai sentimenti con degli adolescenti e qual è stata un'esperienza significativa? Allora, sono moltissimi anni che io lavoro con gruppi di adolescenti, dalla seconda media fino al quinto superiore. E non è facile portare i ragazzi dentro i consultori, e come ci piacerebbe, è più facile andare a incontrare i ragazzi a scuola. Con il contributo difficile anche per gli adulti, figuriamoci per i ragazzi. Certo. A noi, ed è una cosa che ci è piaciuta molto, diciamo che è sempre stato un momento magico il rapporto con i ragazzi. Non posso mai dire di avere avuto veramente quel rumore di cui parli tu, anche perché però è il mio lavoro, quindi io so che cosa vuol dire lavorare in un gruppo. Mi fermo se c'è una situazione di conflitto, ma normalmente, partendo da quello che voi ci offrite, è sempre facile entrare in contatto con il vostro mondo perché vi riguarda molto da vicino. Sì, è un argomento tra l'altro molto sentito. Oggi sì. Si vede proprio l'interesse, no? Sì. Per trattare questo argomento, sì. Quindi forse andrebbe fatto. Io vorrei far parlare anche un altro dei ragazzi. Io volevo raccontare un episodio divertente. In una terza media nel 1985 io entro in classe e qualcuno mi dice, sento dire due ragazzini che dicono: o professore ricchione perché non tiene calzettina. Tradotto in italiano, il professore è omosessuale perché non porta i calzini. Per me è stato un momento divertentissimo perché ho potuto lavorare sui ragazzi, su quello che loro pensavano rispetto agli atteggiamenti e alla paura che loro avevano degli atteggiamenti. Credo che non me lo dimenticherò mai questo momento. Oggi potrebbe ascoltare una frase di questo tipo? Purtroppo sì. Questa è una cosa drammatica. Purtroppo sì, ancora. È su questo che bisogna appunto lavorare e questo diventa, ecco, un monito per insegnare o comunque per capire e valutare se sia idoneo fare insegnamento di educazione sentimentale nelle scuole. Ecco, prima ti chiedevo qualcun altro di voi voglia intervenire. Buongiorno, invece io volevo chiederle che molto spesso i ragazzi durante le lezioni dell'educazione ai sentimenti assumono degli atteggiamenti poco seri e ci sono molte manifestazioni di disagio. Secondo lei come si può risolvere questo problema? Allora, un po' ho già risposto a questa cosa. Noi a un certo punto abbiamo deciso di non lavorare più con le prime classi di una scuola superiore, perché in realtà ci sono dei problemi che fanno in modo che succeda il rumore in classe. E questo è legato quasi sempre non all'educazione sentimentale, ma a quello che succede in classe. Cioè, quando la classe ha un minimo di suo assetto, ci stanno bene i ragazzi in classe, questo rumore sparisce. Soprattutto se invece di andare a dire la verità sulle cose, noi ascoltiamo voi quello che voi avete da raccontarci. Grazie di cuore, grazie al dottor Dario Aquilina, psicologo e psicoterapeuta dell'ASL Napoli 1, per essere stato in nostra compagnia, per averci dato così degli spunti così interessanti rispetto, peraltro con grande sensibilità, perché grande poi sensibilità, anche facile, da parte dei ragazzi. Esatto, non è facile comunque comunicare in una maniera così diretta e così anche interessante con dei ragazzi di questa età. Grazie soprattutto ai ragazzi, perché è proprio attraverso di loro che riusciamo a scandagliare dei temi così complessi. Sì, noi ringraziamo i ragazzi dell'Istituto Tecnico Caruso di Napoli, Antonio, Fabiana, Lucia, Salvatore, Roberta e Arianna, e naturalmente invitiamo anche tutti voi ad intervenire, tanti altri studenti, su questa tematica. Tra poco linkeremo questo momento di diretta sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9, perché vogliamo davvero conoscere il vostro punto di vista, quindi commentateci nel primo pomeriggio. Grazie, grazie davvero a lei, dottore. Grazie, grazie ragazzi, possiamo salutarci con un applauso. Siete stati straordinari, perché
Non è facile, come dicevi tu Claudio, scegliere dei temi da loro molto sentiti e volerli soprattutto affrontare così, anche con gli adulti. Complimenti ragazzi, siete stati straordinari per questa prima di 9 in condotta, la TV fatta dagli studenti per un momento di didattica all'avanguardia. Pubblicità, torniamo dopo con Mattina 9.